Bene, buonasera a tutti, grazie di accoglierci così numerosi. La firma più sofferta della mia vita, poiché era prevista per questa mattina alle 10, invece abbiamo firmato dopo 8 ore. Cosa dirvi? Un po' emozionato e un po' fortemente soddisfatto perché ci siamo riusciti, sembrava qualche minuto fa che non ci si riuscisse, invece siamo riusciti a concretizzare l'operazione. Questo mi rende davvero felice ed orgoglioso. Orgoglioso di essere diventato appunto insieme qui ai miei vicini di tavolo la proprietà appunto dell'Ascoli, Ascoli Calcio per quanto ci riguarda, perché tra poche ore cambieremo il nome, poiché abbiamo percepito da tutti i tifosi, tutti coloro che vivono con una certa passione questa società, l'esigenza appunto di tornare al vecchio nome, e questo per noi sarà fatto, così come torneremo più o meno a un vecchio marchio, al marchio Vale, che ci è stato in qualche modo fortemente acclamato, anzi colgo l'occasione per anticiparvi la realizzazione dello stesso. Vorrei dirvi tante cose, però preferisco che almeno la stampa presente inizi a fare qualche domanda, forse facciamo prima e meglio. La prima domanda è se Valerio Rosa era cercato di se manterrà lei la presidenza o se ci saranno ulteriori. Bene. Allora, io manterrò la presidenza della mia società, che è quella che gestirà appunto le azioni. Il presidente di questa nuova compagine azionaria chiaramente sarà il qui presente Giuliano Costi. Colgo l'occasione per presentare gli altri consiglieri di questa nuova compagine, appunto Gianluca Ciccoianni, che voi conoscete benissimo. Poi ci sarà Andrea Leo, il nuovo amministratore delegato, prego, fatti vedere. Poi ci sono qui due consiglieri presenti, Vittorio Cimin e Susi Galanti, anche loro con origini ascolane. E poi non è presente, ma è il nostro responsabile di amministrazione e finanza a Roma, Massimo Ferrara. Anche lui chiaramente farà parte della Massimo Ferrara. Grazie. Questi sei ragazzi saranno il consiglio di amministrazione della nuova Ascoli Calcio. Ci sarà un direttore generale, appunto, qui presente, Gianni Lovato, che ci ha aiutato appunto in modo importante a raggiungere l'accordo con la vecchia proprietà. Gli farei un grandissimo applauso per questa persona nota già di Ascoli. Il direttore sportivo sarà Antonio Tesoro. Oggi al lavoro, penso che ci stia raggiungendo, ma non era più presente. Questa sarà la compagine operativa e gestionale della società. Lasciate il nuovo tecnico, ecco, dopo questa firma ci mettiamo all'opera, non c'è una risposta. Dobbiamo per prima cosa sicuramente incontrare chi ha in contratto con noi, che è Serse Cosmi, e sarà una cosa che cerchiamo di fare direttamente domani, se possibile, a Roma. E poi decideremo se mantenere l'attuale tecnico oppure se fare qualcos'altro. Perciò, non potendo essere operativi in quanto non eravamo ancora sicuri della concretizzazione dell'operazione, abbiamo preferito attendere sviluppi. Qual è stata la difficoltà più grande? Averci a che fare con qualcuno che forse non parla la tua lingua o che comunque ha delle caratteristiche fortemente diverse dalle tue. Questa è stata la parte più difficile, poiché l'operazione è già saltata il 21 giugno. Il 21 giugno è saltata l'operazione dopo una stretta di mano, per cui eravamo già d'accordo su tutto quanto, e la mattina successiva qualcuno non si è presentato alla firma di un atto previsto. Per lingua non si riferisce alla lingua inglese? Cioè. Per lingua in senso generale, non è il concetto di inglese. Che dire, repentini cambiamenti di accordi già avvenuti, di parole già date, di accordi appunto già definiti, e questi repentini cambiamenti non fanno parte un po' del nostro linguaggio, quello che siamo abituati solitamente a utilizzare per comunicare. Allora, senza accampare scuse, c'è un fatto oggettivo: noi partiamo con un mese di ritardo rispetto a
una normale gestione di una squadra di calcio. Questo mese di ritardo sicuramente si farà sentire e ci costerà comunque un prezzo. Questo prezzo speriamo chiaramente di fare in modo che sia fortemente lieve o comunque ridotto quasi a zero, ma ci sarà. Cosa ci aspettiamo? Non veniamo qui né per retrocedere né anche per proclamare che vinceremo il campionato quest'anno, però non arriviamo qui per stare qualche mese, ma sicuramente di fare un progetto di medio-lungo periodo e di portare comunque questa squadra dove merita. Dove merita che la mia ambizione chiaramente sia quella di vincere lo scudetto, cioè il campionato, penso che sia sufficientemente ovvio. Ogni presidente, ogni proprietario di una squadra di calcio di Serie B ambisce ad andare in A, però solitamente di 22 squadre ne vanno sempre solamente 3. Non credo chiaramente che quest'anno abbiamo presupposti per pensare a un obiettivo di questo genere, ma sicuramente mantenere la categoria almeno. E poi agli uomini che gestiranno la parte tecnico-sportiva sicuramente gli daremo l'obiettivo di arrivare ai playoff, questo è il nostro obiettivo. Però approcciamo sempre senza proclami ma con grandissima umiltà. Perciò fateci lavorare e lavoriamo insieme. Credo che quei signori qua sotto, ma ne ho fatti salire anche un po', che sono anche qui, ovviamente si aspettano grandi cose da tutti quanti noi. Io intanto chiedo a loro massima collaborazione e sentiamoci un team. So che venite da vecchia gestione, da momenti fortemente caldi che hanno creato grandissimi attriti tra le parti. Noi questo è uno stile che non ci riguarda, vorremmo sicuramente collaborare, comunicare come io sono abituato a fare, però sentiamoci uniti e non come dico io, non 10.000 allenatori, lavoriamo chiaramente insieme. Prego. Sì, allora intanto è semplicemente l'opportunità che abbiamo incontrato per strada. Questa opportunità chiaramente poi entrandoci dentro ci ha appassionati fantasticamente, sia per la storia della città di Ascoli che per la storia dell'Ascoli Calcio. Sappiamo benissimo che tra pochi mesi questa squadra, questa società appunto, compirà i 120 anni, credo che sia la quarta o quinta squadra per anzianità in Italia, perciò tutto quanto questo è stato estremamente affascinante. La grandissima passione che ci avete trasferito e di conseguenza vista in una logica come dirti personale, sicuramente la percepisco come grandissima opportunità, perciò poter essere il capo di una brigata che vuole ridare entusiasmi e possibilità di sviluppare la maggior passione, credo che sia qualcosa di entusiasmante. A carattere generale, sono 39 anni che faccio l'imprenditore e comunque cerco sempre di, da una parte, vivere le mie sfide che mi creo, mi disegno nella mia mente, e poi comunque di portare a casa i risultati di queste sfide, perciò di vincerle. Poi delle volte ci riesci in poco tempo, altre volte in un tempo più lungo. Vincerla chiaramente per me, io sarò soddisfatto dopo che abbiamo portato questa squadra in Serie A, prima chiaramente no. Applauso in topico. Grazie. Ripeto e preciso, non vorrei chiaramente che qualcuno di voi domani scrivesse Pulcinelli proclama Serie A, perché non ho detto questo, perciò puntualizzo e preciso nel dire che questo è il nostro obiettivo, perché è d'obbligo, credo che ci siano tutti quanti i presupposti, però ora dobbiamo iniziare a conoscere questo mondo, a lavorare. Sono convinto che abbiamo creato una bella squadra di professionisti e che sicuramente faremo un gran lavoro, almeno questa è la visione. Grazie a voi. La società di calcio l'ha comprata la mia personale holding di partecipazione, con la quale partecipo società immobiliari, con la quale partecipo società operative, si chiama Fair Invest Italia, amministrata unicamente da me, della quale sono l'unico azionista e anche l'amministratore. Era questa domanda, era questa tecnica, oppure magari non ho capito, l'ho compresa male? No, in generale, come, cioè, diciamo, l'universo pubblico. Ma di fatto chiaramente il gruppo attualmente è composto da diverse società, però insomma per questo poi magari vi diamo della documentazione cartacea, a spiegarla a voce reputo tempo perso. Insomma. C'è stato un momento in cui ha pensato basta, non mi dire. Fino a un minuto prima di firmare. Fino a un minuto prima di firmare, poiché chiaramente c'è stato detto che l'accordo sul Picchio Village non andava bene, insomma questo approccio di cambiare le carte in tavola non ci riguarda, però eravamo così esposti, così convinti, così volenterosi di fare l'operazione e l'abbiamo fatto. Manca un pezzo d'accordo che forse sarà firmato nei prossimi giorni.
poiché qualcuno non rispondeva neanche più al telefono. Recitando il fatto di responsabilità, ma io non sono stato, ma sono, non sono mai stato nel calcio tranne in quello dilettantistico. A Latina abbiamo fatto lo sponsor per 3 anni, altre chiacchiere che possono essere anche riportate su Google, che eravamo soci della Latina, non siamo mai stati soci di nulla, possiamo tranquillamente dimostrarlo, ma dimostrate voi il contrario, che forse facciamo prima. Ci volevano come soci e non abbiamo percepito che non ci interessava, tanto più si parlava di dover diventare soci al 2%. Abbiamo fatto semplicemente gli sponsor per 3 anni, da una Serie C, Lega Pro, nel passaggio in B, per qualche minuto la squadra che portava il nostro brand è stata in Serie A nello spareggio con Cesena dei playoff, e dopodiché chiaramente abbiamo fatto un altro anno e siamo usciti. A distanza di 2 anni dalla nostra uscita, quella società è andata fallita con tutta una serie di vicende che non conosco con esattezza. Perciò l'unica cosa che abbiamo fatto nel calcio, abbiamo guardato l'anno scorso per 24 ore alla Ternana. L'operazione non ci è piaciuta e di conseguenza un pensiero è durato 24 ore. L'abbiamo lasciata ai nostri amici di Unicusano, con i quali siamo molto amici, e purtroppo per loro sono arrivati ultimi e sono retrocessi, ma ci dispiace tanto. Ancora sinceramente non mi rendo conto, quindi già pensiero del ruolo mi emoziona, però man mano che passeranno i giorni mi renderò conto del ruolo e quello che dovrò impegnarmi ancora di più a fare in questa società. Io sono stato sempre una persona operativa che mi piace lavorare, adesso ho responsabilità maggiori, però dato che Puccinelli mi ha eletto presidente per un periodo finché lui non entrerà in gran carriera anche a fare il presidente di questa società di calcio, cercherò di onorare il loro ruolo. Una domanda che rivolta a tutti, la questione stadio l'avete già affrontata con il sindaco? Abbiamo già incontrato il sindaco. Come è andata? Benissimo, massima disponibilità a collaborare, come penso che non che sia stato anche un po' negli anni passati, come per sua volontà. Poi c'è stato un approccio, da quanto ho capito, abbastanza conflittuale con chi gestiva l'azienda. Questo c'è arrivato come messaggio, insomma, però c'è stato semplicemente raccontato, però c'è massimissima disponibilità a dover fare le cose che vanno fatte. Siamo tutti per Ascoli e tutti per l'Ascoli calcio, non c'è nessuno che è contro, almeno per oggi. L'abbiamo incontrato oggi, l'abbiamo ringraziato tutta la giunta per questo sforzo che sta facendo il comune, e abbiamo applaudito la volontà di investire ancora in quel sito, perché a qualcuno può dar fastidio che si chiuda la circonvallazione durante la partita di calcio, però se ci giriamo indietro e rivediamo gli anni 70, 80, 90, in quel terreno di gioco forse hanno giocato i migliori giocatori del mondo di tutti i tempi, da Platini, da Falcao, da Maradona, Careca, quindi è giusto che si continui a investire quel sito per tenere alto il valore dell'importanza di quello stadio. Dovremmo subito, da domani mattina, anzi abbiamo iniziato da oggi, Puccinelli si è reso subito conto delle difficoltà che c'è dentro lo stadio di avere ancora una tribuna senza la tettoia. Da domani mattina ci mettiamo a lavorare subito per questo, cercheremo di tenere aperta la curva nord per cercare di portare dentro una tipologia di tifosi composto da famiglie e bambini, che faremo una campagna abbonamenti per stimolare questo tipo di persone. Il sindaco oggi ci ha promesso che da gennaio avremo la nuova tribuna, quindi per lo stadio ci stiamo già lavorando. Marco Mavili, Pisano Time, una domanda sia al presidente Tosti che, se vuole, anche a Gianluca Ciccogliani: come avete vissuto questi ultimi mesi in cui comunque vi siete un po' allontanati dalla società? Prima Giuliano, poi Gianluca. Allora, la partecipazione di cuore c'è stata sempre, anche se eravamo rimasti un po' ai margini, però abbiamo sempre lavorato per portare positività e organizzazione alla società. L'abbiamo dimostrato pure qualche giorno il problema dell'iscrizione, sì, abbiamo risposto sempre presente. Nonostante tutto, io sto qui a ringraziare Francesco Bellini per tutto quello che di buono ha fatto per questa società. Quindi, senza rancori, si va avanti.
con un profilo basso vogliamo lavorare i soldi e vogliamo essere giudicati per quello che faremo. Sì, l'iscrizione è tutto a posto, uno sforzo abbiamo fatto per l'amore per questa squadra. Forse c'è stato un problema tecnico organizzativo da parte del presidente, però abbiamo superato, a posto così, andiamo avanti. Ma forse sappiamo pure che poi alla fine l'avremmo investito un po' di più noi, quindi è stato un investimento lungimirante. Noi siamo talmente felici dello staff che lavora qui dentro l'azienda che è giusto che entri in gruppo Brigoferre e faccia una valutazione su tutto, però hanno già percepito le eccellenze che lavorano qui. Ti voglio ringraziare personalmente, anche se ultimamente siamo stati attaccati per dei manifesti, però io su questi ragazzi ci metto la mano sul fuoco, ci metto. Rispondo anch'io, ancora non ci siamo entrati dentro a questi aspetti, la percezione è che l'organizzazione sia corretta, dobbiamo probabilmente, non essendo sul campo vicini tutti i giorni, probabilmente strutturarci meglio, chiaramente, perché ci sia una comunicazione più diretta a Roma-Ascoli. Insomma. L'assetto societario per adesso è rimasto così, voglio spendere due parole per il nuovo presidente, il nuovo patrono della società. In questi due giorni ha portato una potenza dentro questa società, qualcosa di innovativo, di veloce, di rapido, di entusiasmo, che già ha voluto conoscere un industriale importante di Ascoli, quindi la sua mentalità è di aprire questo progetto, questa prospettiva anche ad altri scolari. Quindi adesso partiamo, logicamente per questo gruppo non è un problema finanziario, quindi adesso partiamo così come stanno le quote per adesso e poi vediamo da farsi lungo il percorso per vedere i cambiamenti di nuovi asset, però la volontà del presidente è di coinvolgere un'altra una o due persone. I tifosi oggi non dobbiamo presentare i tifosi, perché penso che la tifoseria di Ascoli la conosca tutte le città che ha fatto la Serie B negli ultimi 3-4 anni. Io sono orgoglioso di questa tifoseria e secondo me è un elemento che alla squadra dell'Ascoli Calcio fa fare una differenza di 4-5 punti in classifica, quindi quest'anno gli chiedo uno sforzo maggiore e devo portare 5-6 punti in classifica. Siamo impegnati un po' di più, ma veramente un grazie di cuore a tutti i tifosi ascolani che ha portato veramente innovazione nel modo di tifare. Quando quest'anno abbiamo visto proprio quest'anno che perdiamo 3-0 e la Cuba continuava a lanciare i cori e a fare applausi ai calciatori, quindi questo è un esempio importante per la nostra tifoseria che negli ultimi anni è cresciuta di tantissimo. Picchio Village, l'asset di proprietà è rimasto uguale, noi avremo un contratto di affitto, però non è detto che con gli anni si possa modificare oppure una parte di acquisizione, o vediamo quello che viene, insomma. Il Verona paghete dell'affitto? Sì. Buonasera a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi tutte quanti, tutte le varie testate, tutte le varie persone che magari siamo persi un po' nel tempo. Mi fa piacere anche che Massimo Pulcinelli abbia voluto di sua iniziativa invitare anche i tifosi che sono stati qui sotto, penso da 2 ore. Questo è un bel segnale, è un segnale di un'area nuova, ma non tanto, perché io non finirò mai di ringraziare tutti i presidenti che sono stati ad Ascoli, da Costantino Rozzi, da Benigni, da Cappelli, e a finire da Francesco Bellini, perché comunque sia 22 anni di 22 campionati di Serie B, 17 di Serie A per una città come Ascoli, dobbiamo sempre ricordare che è un qualcosa di eccezionale, e magari altre città, altre realtà come le nostre sicuramente non si possono né permettere magari né pensare in prospettiva futura. Adesso c'è questo nuovo signore che avete appena conosciuto, mi ha colpito molto il suo entusiasmo, un entusiasmo contagioso, e anche, te l'ho detto, questo gesto di fare entrare i tifosi per me è molto significativo, cioè ci apprestiamo comunque sia ad un'era nuova e magari da domani, anche da stasera, inizieremo pure a parlare di calcio giocato, perché
In 4 anni e mezzo sicuramente si è parlato più di assetti societari, di polemiche, di stadio, e io credo che sia comunque ora di parlare di calcio giocato, perché è quello che ci piace più di tutti a noi. Ti occuperai ancora di settore giovanile? Non ne abbiamo, non ne abbiamo parlato. Lo decide il presidente, che sono io, volevo dire. Non ne abbiamo ancora discusso, però per me è molto importante e significativo far parte di questo gruppo, perché io in questi 4 anni e mezzo che sono stato qui nell'Ascoli Picchio, magari in maniera più diretta i primi anni, in maniera più indiretta negli anni scorsi, la cosa più bella che porterò sempre nel mio album di ricordi è di aver conosciuto una persona come Giuliano Tosti, a cui gli sarò quasi sempre devoto. Quindi per me il fatto che lui sia il presidente di questa società mi fa molto piacere, e magari tra 4 anni e mezzo vorrei e mi piacerebbe pensare la stessa cosa di Massimo Pulcinelli. Il settore giovanile è ancora troppo presto, ma c'è Teo Di Marzio rimarrà? Non si è mai parlato del contrario. Ottima risposta, condivisa.